Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware del Flight Controller Bardwell F4 All-in-One. Aggiornare il firmware di Betaflight è importante per avere accesso a tutte le ultime novità e garantire un volo sempre più stabile e preciso. Per prima cosa scarichiamo l'Impulse RC Driver Fixer cliccando il link che trovate in descrizione. Questo software va a sostituire quello che faceva Zadig, automatizzando il processo di installazione driver. Dopo aver scaricato il software, clicchiamo sull'eseguibile. Adesso colleghiamo il Flight Controller. Dopo qualche secondo vengono installati i driver e il programma si chiuderà automaticamente. Scolleghiamo il Flight Controller e avviamo Betaflight. Ora teniamo premuto il tasto Boot e colleghiamo il Flight Controller al PC. Come vedete, siamo in modalità DFU, che ci permette di fare l'upgrade del firmware. Quindi clicchiamo su Firmware Flasher e in questo menu a tendina scegliamo il target. Il target corretto per il Bardwell F4 IO è CL Racing F4, quindi lo selezioniamo. Ora scegliamo il firmware. Mi raccomando, scegliete sempre l'ultima versione disponibile. Abilitiamo Non Reboot Sequence e Full Chip Erase. Quindi clicchiamo su Load Firmware Online, poi su Flash Firmware. Una volta terminato il processo, il firmware è installato, possiamo cliccare su Connetti. Adesso possiamo fare tutte le configurazioni in base ai componenti che abbiamo installato sul nostro quad. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware del Bardwell F4 IO. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.